Io penso che la città capoluogo d'Abruzzo sia L'Aquila, per la sua storia, per la sua collocazione, per il fatto che ospita la maggior parte degli uffici pubblici regionali, e non credo affatto che L'Aquila possa temere nulla. Personalmente sono anche convinto che alcune iniziative realizzate su Pescara siano state sbagliate. Io sono stato invitato all'inaugurazione della sede del nuovo Consiglio regionale di Pescara e non ci sono andato. Tra le altre cose è una struttura inadeguata, è un corridoio, è un tavolo che dovrebbe prevedere che consiglieri regionali si parlino in faccia ad un metro e mezzo di distanza. Il Consiglio regionale stava bene dove era prima, deve riunirsi in alcuni periodi dell'anno a Pescara, la sede del Consiglio comunale di Pescara rappresentava la sede migliore. Io penso ad un Abruzzo senza questo tipo di competizioni, penso ad un Abruzzo capace di fare squadra, di fare sistema e capace di valorizzare le specificità dei singoli territori e le specificità delle straordinarie città che costituiscono il nostro Abruzzo. L'Aquila ha delle vocazioni tutte sue, tutte particolari, con la sua università, con i suoi studenti, con la bellezza del suo patrimonio architettonico, con la bellezza dell'ambiente che la circonda, e deve sviluppare queste vocazioni che la vedono potenzialmente capace di crescere soprattutto per la sua vicinanza con Roma. Evidentemente dobbiamo migliorare il sistema infrastrutturale per renderla più vicina. Pescara è una città vocata al terziario, votata al commercio, molto più robusta economicamente, che deve sviluppare delle funzioni diverse. Pescara è la porta verso i Balcani, è la porta verso l'altra sponda dell'Adriatico, deve investire sul sistema dei porti, deve investire sull'aeroporto, ma evidentemente deve avere una vocazione diversa. Noi vinceremo le sfide che ci aspettano solo se cominceremo a ragionare in termini di Abruzzo, considerando l'Abruzzo in una visione unitaria, considerando l'Abruzzo come un territorio ed un contesto sociale unico capace di svilupparsi e di produrre ricchezza per il futuro dei nostri giovani. Ci sono due segreterie dell'ufficio di presidenza della regione, una L'Aquila e una a Pescara. Questo... Guardi, che ci siano degli uffici amministrativi dislocati, molto più piccoli e molto più modesti a Pescara, non è una cosa che mi preoccupa, non è una stanza o due realizzate a Pescara che possono costituire un problema. È questa idea rivendicativa che ogni tanto nasce in qualcuno di Pescara o dell'Aquila, questa idea di poter far nascere una competizione che appartiene alla storia e che deve restare un fatto storico, è questa idea che non condivido, questa simbologia che qualcuno che evidentemente non ha argomenti politici da mettere in campo cerca per sollevare delle questioni di campanile che non esistono più. L'Abruzzo è l'Abruzzo e dobbiamo investire su tutto l'Abruzzo, esaltando e valorizzando le specificità delle singole città. Grazie. Vi ringrazio. Delle istituzioni cloni sono anche delle spese per la regione. Guarda, non ci sono delle istituzioni clone, io non credo che ci siano delle istituzioni clone, c'è un ufficio di presidenza del Consiglio regionale che sono 3-4 stanze, insomma non credo che quello rappresenti il problema, anche per il valore della istituzione che il Presidente del Consiglio regionale rappresenti, credo che il fatto che abbia un ufficio a Pescara non costituisca un problema. Certamente questo sarebbe diverso come ragionamento se insieme alla struttura fisica ci fosse la struttura burocratica, i portaborse di Pescara, i consulenti di Pescara, ma questo non credo che mi risulti. Non mi risulta essere così, credo che la dotazione dell'ufficio di presidenza sia unica e non sia duplicata a Pescara. Se fosse così interverrei seriamente e decisamente, perché a Pescara basta una stanza per il presidente del Consiglio regionale e 4 uffici per garantire dignità all'istituzione, perché evidentemente il presidente del Consiglio regionale rappresenta l'istituzione abruzzese e deve avere anche un minimo di dignità nella città di Pescara, ma al di là di questo tutto il resto deve restare all'Aquila.